Ben ritrovati carissimi telespettatori di Televallassina. Ci troviamo a Barni, comune della provincia di Como, davanti a questa stupenda chiesa romanica che risale a prima del 1400, un gioiello di questa Vallassina, una delle prime chiese che sono state costruite. La chiesa parrocchiale di Barni è dedicata all'Annunziata ed è stata costruita nell'anno 1621. Dobbiamo ricordare che per un mese questa parrocchia ha avuto come parroco Don Achille Ratti, diventato poi Papa col nome di Pio XI. Eravamo nell'agosto dell'anno 1882. E poi questo paese ha dato i natali al servo di Dio Don Biagio Verri, apostolo delle Morette, che si è adoperato per la libertà dalla schiavitù delle Morette, appunto delle donne nere che venivano portate in Europa per la schiavitù. Alle mie spalle potete vedere la parte più antica di questa chiesa dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, il campanile, dove ci sono campane che risalgono al 1500. La chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo è stata la prima chiesa parrocchiale della parrocchia di Barni, che ai tempi comprendeva anche Magreglio, il paese che si trova dopo salendo la strada provinciale che ci porterà al santuario della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti. La chiesa, costruita per volere dei Benedettini di Civate, era fuori dal centro abitato, dal paese. Secondo i libri storici, questo perché i barbari erano soliti incendiare, depredare le case, ma rispettare le chiese. Altre fonti ci dicono che una frana della valle del Cambrunt ha sepolto il paese che c'era qui attorno e il paese è stato ricostruito, come potete vedere alle mie spalle, lasciando qui solo questa antica chiesa romanica, un gioiello, come abbiamo detto, di tutta la Vallassina. All'interno di questa chiesa ha la parte più antica nell'abside e secondo Edoardo Aslan nella sua Storia di Milano risale al X secolo insieme al campanile. Nell'abside vediamo un bellissimo dipinto che riguarda la crocifissione di Gesù con a fianco San Giovanni Evangelista e in particolare bisogna notare i due angeli che sorreggono dei calici che prendono il sangue di Gesù. Questa raffigurazione ci richiama il sacrificio della celebrazione eucaristica, la Santa Messa, dove appunto offriamo ancora al Padre il sangue di Gesù in riscatto dei nostri peccati e per la salvezza di tutti gli uomini. Gli affreschi non sono quelli originali, perché nel tempo si sono sovrapposti altri affreschi, altri dipinti. Oltre al crocifisso,
e a San Giovanni Evangelista abbiamo la raffigurazione di San Lucio che, come sanno i cultori del cinema, nel famoso film Il ritorno di Don Camillo è patrono dei lattai. Nella cappella laterale troviamo l'altare ligneo con il quadro di Maria Vergine con in braccio Gesù Bambino, una tavola originale che viene dalla Grecia. Questo altare molto bello, azzurro, che richiama il colore di Maria che la liturgia gli dedica, vuole richiamare la devozione che in tutte le chiese c'è alla Madre di Dio. Sulle pareti troviamo ancora Maria con Gesù Bambino in braccio, affiancata dai santi Sebastiano e Rocco, patroni contro le pestilenze. In tutte le chiese, nella Vallassina, ma anche in tantissime altre chiese, sono sempre raffigurati questi due santi protettori proprio per il periodo della peste, quella famosa descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, che ha colpito tutte le nostre terre, le terre di Milano, le terre del nord Italia. All'interno della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Varni abbiamo questa lapide che ricorda il servo di Dio Don Biagio Verri, apostolo delle Morette, un sacerdote che si è adoperato per la libertà dalla schiavitù delle giovani africane. Questo servo di Dio deve prossimamente diventare, speriamo, un beato e quindi un santo della chiesa, un esempio per tutti i cristiani, un esempio di virtù, un esempio di fede.
Gli affreschi che decorano le pareti appartengono a vari periodi e si trovano sovrapposti a quelli originali, molto deteriorati, e che speriamo possano essere recuperati, almeno per salvarli per le generazioni future. Ai lati dell'abside troviamo i santi Francesco e Chiara d'Assisi. È proprio a San Francesco, che è patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, vogliamo rivolgere il nostro pensiero. Questa chiesa sorge nell'area cimiteriale e all'inizio troviamo il monumento ai caduti. Mentre ringraziamo i padri che ci hanno trasmesso questo preziosissimo gioiello di fede cristiana, vogliamo ringraziare anche i padri che ci hanno dato la libertà, combattendo le violenze, l'odio, le razzie e tutta la violenza che il mondo deve subire ancora oggi. Prima di lasciare questo gioiello della Vallassina, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Barni, il nostro pensiero va ai caduti, che trovano in questo monumento un giusto riconoscimento. Lo vogliamo fare con la preghiera scritta dal cardinale Angelo Bagnasco quando era ordinario militare per l'Italia. Vogliamo unirci a tutte le persone che ricordano i loro cari caduti in tutte le guerre, chiedendo al Signore Gesù il riposo eterno per i morti e la pace per i vivi. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari, caduti nell'adempimento del loro dovere nei cieli, in terra, sui mari, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria, dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra patria e della nostra storia. Amen.